puntata un po' particolare quella dei fatti vostri, andata in onda lunedì 26 ottobre. Normalmente la professionalità del conduttore e l'organizzazione del programma l'hanno fatta sempre da padrona, ma può sempre succedere che ci sia qualche imprevisto a scombinare tutti i piani. Ed è ciò che è successo nell'ultimo appuntamento del programma, visto che si è verificato un problema di natura tecnica, che ha messo in allarme il padrone di casa e l'ospite. L'argomento trattato durante l'inconveniente era la storia del ragazzo di 15 anni beatificato dalla Chiesa, ovvero Carlo Acutis. Lo zio di quest'ultimo era intento a fornire il proprio pensiero quando però i telespettatori da casa si sono accorti che la sua voce non si sentiva assolutamente. Dunque, è stata subito segnalata una problematica audio e si è potuta comunque ascoltare una voce giunta fuori campo. Il tecnico del reparto sonoro è sembrato decisamente preoccupato dalla situazione. Continua dopo la foto, si è infatti udita nitidamente la seguente domanda: che è successo? Successivamente un tecnico si è avvicinato all'ospite ed ha portato un altro microfono in sostituzione di quello malfunzionante. E Magalli ha commentato: aspetti, le portano un microfono che oggi è la giornata nemici dell'audio. Questa sua affermazione ha fatto intuire che si fossero verificati dei problemi anche in precedenza, probabilmente prima dell'inizio della trasmissione. Ma non è stato tutto. Continua dopo la foto, infatti, c'è stata anche una seconda voce fuori campo che ha fatto notizia. Si è infatti sentito: copri sto zio. Giornata decisamente da dimenticare per quanto riguarda l'audio, che ha fatto davvero i capricci. Difficilmente si sono verificate situazioni simili in passato, ma stavolta il presentatore Rai è stato costretto a fare i conti con quanto accaduto. Successivamente il programma mattutino è proseguito senza ulteriori intoppi, concludendosi quindi assolutamente nel migliore dei modi. Continua dopo la foto, un po' di giorni fa, la signora Patrizia Carotti ha raccontato una vicenda molto personale, che l'ha vista suo malgrado protagonista. Il suo ex cognato l'ha sequestrata per ben 30 giorni all'interno di un pollaio. Lei è stata dunque prigioniera. E Magalli, turbato dal racconto, ha esclamato: tutto questo è terribile. Da parte sua sono state poste domande in maniera molto soft proprio per non aggravare la situazione psichica della vittima.